Ciao ragazzi e benvenuti nella mia cucina. Oggi siamo qui per fare un crimine contro l'umanità. Ma bentornati signori in prima serata sul nostro Twitch. Passiamo subito alle notizie del giorno. Sono sempre più gli attacchi hacker che ci colpiscono ogni giorno. Gente che entra nel nostro PC senza permesso, che ci ruba password o entra nei nostri social. E questa è una piaga che non si riesce a sconfiggere. Ahimè, continua ad essere imperterrita e non troviamo soluzione. Ma andiamo avanti con le notizie del giorno e passiamo al collegamento al nostro inviato speciale per il meteo. Vai Leonardo! Non le so. Mi chiedo perché ti abbiano assunto, ma andiamo avanti con le notizie. Però conosco un modo per proteggersi dagli hacker che nominavi prima. NordVPN. Grazie a NordVPN sarete protetti mentre navigate con i vostri dispositivi. Infatti, NordVPN può proteggervi da attacchi di hacking, chi vuole rubarvi le password, chi vuole prendere i vostri profili, vi protegge da tutto questo. Ma non solo, NordVPN può anche cambiare il vostro IP, dandovi accesso a un'ulteriore protezione e a servizi extra. Ad esempio, se ci sono delle serie che non potete vedere in Italia, grazie a NordVPN potrete farlo spostando il vostro IP in un altro punto. Inoltre, NordVPN vi dà protezione anche durante il gaming, proteggendo la vostra connessione da possibili attacchi di DOS. Ma non finisce qui, perché NordVPN non è più solo un VPN. Infatti, grazie alla Threat Protection, difficilissimo da dire, NordVPN amplia il suo servizio senza ampliare i suoi costi. Gratuitamente ha aggiunto anche un servizio di protezione per il vostro PC. Da questo momento in poi NordVPN potrà proteggervi anche da malware, pubblicità invasive e siti leggermente loschi. Se avete in mente quei pop-up bruttissimi che vengono fuori nei siti ogni tanto, con pubblicità enormi, con la X piccolissima da cliccare? Bene, NordVPN li chiuderà direttamente per voi. E se in caso li aveste cliccati per sbaglio, vi proteggerà da malware o altre cose che potrebbero essere state installate sul vostro computer. E quindi da ora in poi NordVPN non è solo un VPN, ma si espande. Ci sono tutte le informazioni qui sotto, vi lascio il link con le varie promozioni. Se siete interessati mi raccomando cliccateli, perché sta diventando un servizio sempre più completo e sempre migliore. Linea allo studio. Non è uno scherzo. Se siete romani, andatevene, perché oggi faremo la carbonara più sbagliata del mondo. Ci sono un sacco di video online che fanno la carbonara nel modo sbagliato. Ognuno sbaglia un po' più di cose. Menzione onorevole a Kokeshi, che mise la cipolla nella carbonara pensando fosse effettivamente così. Ma oggi faremo tutto quello, e dico tutto quello, che è sbagliato. Ma proprio tutto. Ma ragazzi, prima di partire con la realizzazione della carbonara, vediamo che ingredienti servono. Spaghetti integrali fini, così che il bel sughetto, la bella crema, non resti nel... proprio perfetti. Uova, perché non... cioè, perché ho detto provo a prendere qualcos'altro per le uova... uova, servono le uova, servono, non posso farci il giro. Se possibile, al supermercato, prendete il guanciale. Non c'è il guanciale al supermercato? Dannazione, vabbè, andiamo di pancetta. Non c'è la pancetta al supermercato? Dannazione, vabbè, andiamo di pancetta dolce. Non c'è la pancetta dolce al supermercato? Vabbè, andiamo di prosciutto a cubetti. Cotto a cubetti di suini italiani. È buono qui, è buono qui. E perché dare più sapore al nostro piatto con solo del pecorino romano? Cioè, qual è il senso? Quando puoi prendere un buonissimo mix di formaggi italiani, sicuramente c'è dentro anche il pecorino, ci sono dentro anche altri formaggi, è meglio. Non dimentichiamo che la nostra crema, essendo fatta dall'uovo, verrà un po' densa, un po' così. Meglio aiutarla ad amalgamarsi meglio con un po' di panna, perché la carbonara senza la panna non si può fare. Mi raccomando, questa cosa mettetevela in testa, altrimenti non vi viene quella bella salsetta, quella tabella carina cremosa. Aggiungete la panna e siete a posto. E per raggiungere il tocco finale di sapore al tutto quanto, perché la carbonara si sa è una pasta che non ha un grande sapore, è un po'... una bella cipolla tagliata finemente, la fai saltare in padella insieme al prosciutto e è uno spettacolo. Ma partiamo con la realizzazione. Il primo passaggio per la carbonara è mettere l'acqua e la pasta assieme. Vi chiederete come mai è il primo passaggio? Beh, perché la pasta, per essere bella al dente, deve andare almeno 20 minuti. Dio mio, mi fa male a dirlo anche solo me, cioè, io sto facendo questo video e mi fa male dire questa cosa. Aprite quindi i vostri spaghetti, ma lasciatemi darvi un piccolo consiglio. Se gli spaghetti non entrano nella padella, in quanto troppo lunghi, basta prenderli, spezzarli a metà e metterli dentro. Così, essendo più piccoli, si cuoceranno prima e non avrete problemi nella padella tutto quanto. Ora, acqua fredda, gelata, mi raccomando, pasta dentro e accendiamo il fuoco. Potete già buttare il sale, tanto non è che ci mette di più a scaldarsi. La nostra pasta
è lì, possiamo lasciarla stare. A questo punto passiamo al contorno della pasta, ovvero la cipolla e il prosciutto. Potete farli saltare in padella assieme. Alcuni detti popolari dicono che tagliare una cipolla direttamente faccia piangere. Sì, se sei un debole di merda. Mi raccomando, mentre tagliate la cipolla, mettetevi direttamente sopra. Questo farà timore alla cipolla, che non riuscirà a farvi piangere. La cipolla nella carbonara deve dare croccantezza al piatto, quindi facciamo dei bei pezzettoni grossi che proprio restino in bocca e diano un bel sapore di cipolla, che è quello che contraddistingue questo piatto. Quindi mi raccomando, non tagliatela troppo finemente, devono esserci dei bei pezzi grossi. Avete in mente il ragù di vostra nonna, quando lo prendevate quel pezzo di cipolla che vi ammazzava praticamente la vita e 4 generazioni? Ecco, il concetto è lo stesso. Le dosi del tutto, per chi se lo stesse chiedendo, è quanto basta per ogni cosa. Bene o male, stiamo facendo un piatto molto popolare e tutto quanto, quindi non è che si studiavano le dosi, quanto c'era, quanto basta e vabbè, un po' di tutto. Bel pugnetto di cipolla e la si mette qua. Mettiamo quindi il nostro buonissimo prosciutto e mettiamolo in padella anche lui. Aggiungiamo giusto un filo di olio extravergine, così da far cuocere meglio il tutto, e mettiamolo in padella. Il prosciutto, come il guanciale e la pancetta, deve essere lasciato andare a fuoco alto per molto tempo, in modo tale che abbia una bella crosticina che dia più sapore al piatto, non che lo sali troppo. Va bene così, fidatevi di me, sono uno chef. E ora, mentre attendiamo il tutto, passiamo alle uova e alla panna. Le uova e la panna ci serviranno per fare una buona cremina per la nostra carbonara. Mi raccomando, fate molta attenzione perché sono dei passaggi fondamentali per la carbonara. Per le porzioni della nostra salsina usate un'uova a persona e mi raccomando, l'intero uovo, non vogliamo buttare via cose. Aggiungiamo un po' di panna e mescoliamo il tutto. Facendo così andiamo a creare la nostra buonissima cremina. Guardate che bella, guardate. Vedete che bel colore e quanto è già bella liquida? È spettacolare, spettacolare, fa venire l'acquolina in bocca. Aggiungiamo anche un po' di pepe, che non guasta mai nella carbonara. Forse è la prima cosa giusta che dico. Mentre preparo tutto, vi racconto anche una piccola leggenda sulla carbonara. La carbonara più buona di Roma è una soltanto. Ed è quella del vostro amico romano con cui parlerete. Perché nel momento in cui parlerete con un qualsiasi romano, ne ho trovato solo uno che non mi ha detto questa cosa, lui preparerà la carbonara migliore di tutta Roma. Però ragazzi, cioè, guardate come soffringe il nostro prosciutto. Ne ho perso un pezzo. Guardate come la nostra pasta sta bollendo. È questa la carbonara migliore di Roma. Perfetto. Il nostro prosciutto sta andando lentamente, la nostra pasta sta bollendo e la nostra cremina è pronta. Da questo momento non ci resta che attendere. Cristo, Dio, mi fa male solo a vederti. E c'è gente che ti fa veramente così. E rieccoci qui, ragazzi. Sono passati ormai quasi 20 minuti e la nostra pasta è al dente. Ora non ci resta che aggiungere il nostro mix di formaggi alla nostra crema per renderla un po' più densina. Guardate, guardate che bella, cioè guardate che bella crema che sta venendo fuori. Mi raccomando, mescolate bene finché tutto quanto il formaggio non sarà amalgamato. Mamma mia, guardate che bella, guardate che bella. È perfetta, una crema per la carbonara perfetta, signori. La pasta, nonostante le credenze comuni, non ha uno specifico timer per essere fatta. Quando ad occhio pensate che sia giusta, prendete una forchetta, tirate su uno spaghetto e lo lanciate contro il muro. Se lo spaghetto si appiccicherà, è al dente. Non è al dente. Gli americani lo fanno col soffitto. Non ho intenzione di farlo perché se mi resta lo spaghetto attaccato in cucina faccio anche a meno. Pronta? E signori, ora viene la magia. Guardate che bello. Prima di tutto facciamo riscaldare il prosciutto e la cipolla. È importante per dargli una bella temperatura. Ma nel mentre aggiungiamo la panna e l'uovo. Questo perché la panna è fatta a base di latte e l'uovo crudo non fanno bene. Vanno appunto cotti prima di essere nella carbonara. Non buttateli mai direttamente. La credenza che si cuociono con la pasta è una cavolata, non è vera. Cuoceteli prima, mi raccomando. Guardate che bella cremina, guardate che bella cremina! E facciamo saltare tutto quanto in padella. Guardate che spettacolarità, guardate che bella. Non vi viene già l'acquolina in bocca? Guardate l'uovo come si sta cuocendo per bene. Quando fa tutti questi grumetti vuol dire che è perfetto, che è fatto veramente bene. E buttate un po' di acqua di cottura dentro, giusto un pizzichino per dare appunto più cremosità. Guardate, guardate che bellezza, guardate che bella, mamma mia. E ora impiattiamo il tutto. Mamma mia, mamma mia. Non vi sta venendo fame? Non vi sta venendo fame? Madonna, madonna. Penso che sia tranquillamente la miglior carbonara che io abbia mai fatto in vita mia. Ma ora andiamo ad assaggiare il nostro piatto. Buon appetito. Perfetta. Non ha per nulla una consistenza strana in bocca. Vomito per nulla.
il prosciutto molle, insieme alla pasta scotta e all'uovo cotto, danno una croccantezza spettacolare al piatto. Amore, vuoi assaggiare la mia buonissima carbonara? Vieni che te la faccio assaggiare, che è buona. Dammi il tuo parere. Com'è buona? Com'è buona? Amore, non puoi dire che è buona. L'ho fatta apposta per essere cattiva. Non è buona, non è buona. Lasciala stare. Ferma il video.